Nadia Lauricella, nota influencer, prosegue il tuo tour nel mondo della scuola e l'appuntamento di oggi assume diversi significati. Uno, perché è nel tuo paese d'origine, e due, perché è la festa della donna. Oggi si gioca in casa, ammetto che ho un po' d'ansia, però sono molto felice finalmente di aver ripreso il tour nelle scuole. Oggi ha un doppio significato, appunto perché è la festa delle donne. Spero di trasmettere un messaggio positivo a questi ragazzi e ognuno di noi ne trarrà qualcosa di positivo. Qual è il messaggio che oggi darai a questi studenti? Sicuramente di amarsi di più, di accettarsi per come si è. Spero di trasmettere il messaggio di inclusione, che è la prima cosa per cui io mi batto. Ho visto che sei stata ad Amsterdam, cosa ci racconti da questa tua visita? Tutto quello che accade ad Amsterdam resta ad Amsterdam. Ci ritornerai? Sicuramente, sì. Nadia, a parte essere un'amica, è un esempio per tutti. Sono felice di essere qua oggi a rappresentare la parte dei suoi amici che sono stati prima a incoraggiarla in questo suo cammino e a renderla la persona speciale che è, ma ovviamente il gran merito di tutto questo va a lei perché è veramente un kamikaze, fidatevi. Vi dico solo questo, per introdurvi chi è Nadia Lauricella, di buttarci dal paracadute, vuole fare l'esperienza col parapendio, immersioni, qualcosa di fantastico, un esempio per tutti, per me in primis, che la seguo sia come amica che come personaggio su Instagram, su tutti i social, perché sta facendo un cammino veramente importante e noi siamo felici per lei. Come si vive con Nadia Lauricella? Beh, si vive benissimo, ormai abbiamo fatto un vero e proprio personaggio in Nadia, sembriamo più un Tom e Jerry della situazione. A vicenda ce ne combiniamo di tutti i colori, pubblichiamo forse il 10%, quindi potete vedere solo il 10% di quello che facciamo, però nel 90% restante vi assicuro che è una gioia condividere del tempo insieme. Oggi qui sarò di supporto a Nadia, sarò a valorizzare l'immenso valore di questa persona e saremo qui a testimoniare che il volere è potere. Nadia è l'esempio vivente. Oggi l'8 marzo andremo a celebrare sì la festa della donna, ma anche a valorizzare la forza di una grandissima donna che per me è un eroe. Diciamo che Nadia è un valore aggiunto alla comunità di Racalmuto, vista la sua situazione particolare, il suo modo di vita che purtroppo è stato costretto ad affrontare. È veramente una ragazza da ammirare per i risultati, e le aspettative, la voglia di vita che trapela da questa ragazza. Questa manifestazione che è stata organizzata dalla scuola media, appena subito insediato mi è stato chiesto la disponibilità della Fondazione Sciascia di sponsorizzare subito questa manifestazione proprio con Nadia per parlare un po' di tutto, dal bullismo alla disabilità, al modo di vivere. Beh, veramente da ammirare, mi sono reso subito a disposizione, ci stiamo riuscendo. Ebbene, oggi vediamo questa magnifica giornata e l'abbiamo proprio puntato sull'8 marzo, giornata della donna, anche perché lei è una donna che nelle difficoltà della vita è riuscita a farsi strada perfettamente. Con questo incontro con Nadia Lauricella, che messaggio si vuole lanciare ai suoi studenti? Si vuole lanciare il messaggio del rispetto, della dignità umana e una lode alla vita in tutte le sue forme e in particolare a una femminilità declinata in tanti modi ma sempre da rispettare. Nadia è anche un esempio di forza, di grande personalità e quindi può essere solo un messaggio positivo in un momento funestato da tanti cattivi pensieri.